Questo programma è offerto da Unipolsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Autonoleggio, PM Servizi, SRL. Affiliato Avis Budget Group, presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Bene, buongiorno. 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 Buongiorno Marisa, professoressa, vedo del lei, del tu, come no, facciamo? No, del tu, io del sono, tuo. Come dire, io sono, per tutti sono Marisa Lucchino. Marisa Lucchino. Dicevo e dico sempre che sfuggo anche al titolo di dottoressa. Allora, leciamoci le cinture innanzitutto. Ecco. Perché tu... Mi hai dato una lezione. No, non ti ho dato una lezione perché tu sei quella che poi... I tuoi figli, tuo marito. No, devo dare. Io sono sempre in macchina con i miei nipotini ai quali devo dare il buon esempio e l'educazione delle cinture. Allora, innanzitutto ti ringrazio, Marisa, per aver accettato questo invito on the road, in questa diciamo chiacchierata che ci faremo mezz'oretta con Marisa Lucchino. Scopriremo chi è Marisa Lucchino, perché è un personaggio che sta facendo parlare di sé, una donna. Molto nel bene, spero. Sempre nel bene, perché qui dentro entrano solo persone nel bene. Grazie. E io ho l'onore di... A me è molto congeniale questo delle macchine. Perché è una macchina poi diciamo che viene da questa azienda, diciamo. Sì, sì. Io, Giovanni, sono stata proiettata in questo mondo delle macchine da quando ho conosciuto Gino, per non uscirne più, grazie a Dio. Però parleremo di tutto. Sì. Apriremo degli argomenti perché la tua storia inizia da lontano. Da lontano. Da lontano. Perché da lontano? Io dico parte dalla sua nascita. Parte da San Teodoro. San Teodoro. San Teodoro. Innanzitutto perché dico questo? Perché parte tutta della nascita di Marisa Lucchino da San Teodoro? Mia madre, la famiglia di mia madre, sia da parte del padre che dalla parte della mamma, sono originari di Santo Teodoro. E ti posso dire anche con ricordiamo San Teodoro, centro storico di Lamezia Terme, di Nicastro in questo caso. Io oserei definirla la parte più bella di Nicastro, chiamiamolo Nicastro perché dobbiamo parlare di Nicastro, allora c'era il comune di Nicastro. E sono nata sulla strada proprio io, no? In quello è un palazzo di fronte al castello. Forse la vetrana si chiama. No, quella è la strada che porta a Niola. La mia casa infatti è un 200-250 metri prima dell'acqua di Niola. Il mio balcone, il balcone della mia camera da letto, io lo dico sempre questo, la mattina quando mi svegliavo avevo veramente davanti a me uno scenario, uno spettacolo, Giovanni meraviglioso. Tutta la piana. Intanto il castello, perché la nostra casa si affaccia proprio sul castello. Castello Svevo Normanno, ricordiamo. E poi la Peducchiusa. Esatto, la famosa fontana. Fontana della Peducchiusa. Io era una casa quella, c'è ancora, io porto sempre i miei nipotini a vedere la casa dove è nata la nonna, e fu costruita da mio nonno materno,
nonno Volpe, Giuseppe Volpe, che dall'America incaricò un suo fratello, che aveva un'impresa edile, di costruire questa casa per i suoi figli, perché lui se n'era andato in America, ma i figli, mia madre, mia zia e mio zio, erano rimasti qui con mia nonna, che non ho potuto conoscere per poco tempo io, mia nonna, perché lei se ne va in America per raggiungere il marito qualche anno prima che io nascesse. Però questo, Giovanni, io lo devo dire, pur non avendola mai vista, ed ho un rammarico, perché quando io ho raggiunto la maturità classica, lei mi ha fatto un bellissimo regalo, mi voleva conoscere e mi ha regalato il biglietto di andata e ritorno. Io allora avevo la paura di volare, l'ho avuta fino a una decina, 15 anni fa, e poi ti dirò perché ho dovuto poi superare questa paura, questa fobia. E lei, io li spesi per l'università i soldi, va bene, li spesi diversamente. Invece di andare... Non era ancora nella mia testa l'idea di salire su un aereo. Di affrontare un viaggio oceanico. No. E anche se era tanto il desiderio di conoscere questi nonni che mi avevano dato tanto. E ti dico di più, mia nonna è riuscita da lontano a indirizzare i miei studi, perché lei aveva frequentato il ginnasio Francesco Fiorentino, era arrivata quasi al diploma e poi è rimasta incinta. Allora restare incinta da signorina significava subito il matrimonio. Sì, c'era la fuglietina poi. La fuglietina no, mamma mi diceva che non aveva fatto. Però era uno scandalo, diciamo. Era uno scandalo restare incinta da signorina, per cui fu costretta a interrompere gli studi. E lei voleva che qualcuno dei suoi nipoti, quelli che erano qui alla Lamezia, a Nicastro, facessero il liceo classico come lei. E io l'ho accontentata, anche perché lei era convinta che io portassi il suo nome, perché tu devi sapere, Giovanni, che io mi chiamo proprio Marisa al comune, ma lei è morta convinta che io mi chiamasse Marietta come lei. L'abbiamo ingannata sempre. E mia madre, quando poi è andata in America per andare a fare visita, disse: sì, non ti preoccupare, mamma, Marisa si chiama Marisa. Non glielo confessò, diciamo. L'abbiamo fatta morire con la convinzione che io mi chiamassi Marisa come lei. Però sicuramente ti avrà perdonato. Però sì, sì. Marisa, io ti devo fare tante domande, perché questa, sai, un on the road, sai, si crea una certa atmosfera nella macchina, no? Sì. Poi diciamo che è una bella macchinina. Questa è una macchinina piccola ma grande. Piccola ma grande, sì. È inutile fare pubblicità? No. Allora, no. Perché si sa. Vabbè, al di là di questo, parliamo di Marisa. Marisa come donna, Marisa come mamma, Marisa come diciamo moglie, Marisa come donna impegnata nel sociale. Perché Marisa, dopo il pensionamento, ma prima del pensionamento possiamo dire, è una donna impegnata H24 nel sociale, specialmente adesso che sei in pensione, diciamo, hai raggiunto la tua pensione. Però parte tutto da lontano perché io dico sempre che la vera imprenditrice dell'azienda dei suoi figli sei tu, ovviamente, perché loro pendono dalle tue labbra, ed è giusto che sia così, questo è doveroso dirlo, perché i tuoi figli pendono dalle labbra della mamma per gli insegnamenti che gli hai dato. Ne rispettano il ruolo, no? Ne rispettano il ruolo, ecco, ne rispettano il ruolo, perché loro sanno che io sono stata molto vicina a Gino nella sua attività. Ne parleremo di Gino, perché ho una cosa particolare su Gino, se tu mi permetti, sì, se ne vuoi parlare. Sì. Perché Marisa conosce Gino, marito, Gino Ionà, per quello le informazioni che ho avuto io, qua si dice la verità in questa macchina, sì. E tu sei una donna della verità. Nel momento che Gino, ti prego di correggimi se sbaglio, conosce Marisa, si innamora, possiamo dire così, è stato un amore per tutta la vita. Sì. E questo l'ho dimostrato negli anni, in tutte le cose che tu fai, per l'amore che gli porti attualmente a Gino. Un amore all'inizio un po' contrastato da parte dei parenti. Sì, sì. Mi hanno detto che
molti non volevano che tu ti sposassi a Gino. Guarda Giovanni, tu sei legato a Sanremo, no? Sono sì. tanti anni. Sì, 33 quest'anno. 33, vedi? Ebbene, tu devi sapere che questa storia d'amore nasce durante un Sanremo. Vedi? Un Sanremo tristemente noto come il Sanremo allora, della morte di Luigi Tenco. Sapevo pure Tenco. Questo. Sì. Allora, va. Della morte di Luigi Tenco. Vai. E la mia famiglia, fin da quando è arrivata in televisione, la televisione, no? Noi la sentivamo prima, l'ascoltavamo alla radio, abbiamo sempre seguito Sanremo. Per noi erano tre serate, perché allora erano tre serate, non ce le dimentichiamo. Si faceva, non al teatro, sono al casinò. Al casinò, tre serate, giovedì, venerdì e sabato, ed era un momento di aggregazione, no? Di parenti, di amici, ci riunivamo e io non ne ho perso uno. Sanremo, si può dire che... Se io dovessi andare a un quiz mi presenterei su Sanremo, sulla storia di Sanremo, perché mia figlia infatti mi viene e mi fa: mamma, ma come ti ricordo tutte queste cose? Sanremo è stata sempre la mia passione. Io per quei giorni di Sanremo non ci sono per nessuno, non lo perdo mai. Ebbene, allora mi auguro che segui pure me ogni tanto. Sì, come no. Quell'anno, il 1967, all'improvviso la nostra televisione si ruppe. Ti ricordi che allora c'erano le valvole? Le valvole, sì, sì, le famose valvole che si dovevano riscaldare eccetera, prima eccetera. Che si accendesse lo schermo. Tragedia. E allora di fronte a casa mia abitava la famiglia Ionà, Peppino Ionà, che era concessionario allora della Ford. Con le due figlie femmine che erano più o meno mie coetanee, una era più grande di me, una più piccola di me, insomma eccetera eccetera. Io chiedo a papà e a mamma se mi davano la possibilità di andarmi a vedere Sanremo a casa di queste mie amiche, perché Gina era rimasto orfano l'anno prima, il 1966, Giovincelli era rimasto orfano del padre. La madre affidò questo figlio ultimo al più grande, a Peppino. Ah, okay. C'era questo affidamento una volta al più grande. Diciamo. E lavorava con lui lì nell'azienda del fratello, nell'officina del fratello. E papà era restio di solito a mandarmi a casa degli altri, va bene? C'era molta gelosia. Mio padre, perché voi eravate due sorelle. Due sorelle. Fratello l'ultimo. Come è formata quindi? Rosetta. Rosetta che non c'è più, non c'è da qualche più, mese, tu lo sai, andiamo un bacio alla mia cara sorellina. E poi c'è Ferruccio. No, Marisa e Ferruccio. Io sono quella di mezzo. Tu sei, cominciamo lo spartiacque. Ebbene, dicevo, mio padre era una persona che io dico sempre è vissuta 50 anni in avanti, no, più d'età in avanti. E mi ha sempre concesso tutto, di andare in giro, di passeggiare, di andare a ballare. Io eravamo un gruppo che ballavamo sempre, però non amava la sera mandarmi a casa di persone che lui non conosceva. Ebbene, quella sera io gli dissi: papà, ti prego, tu lo sai quanto io tenga a Sanremo, mi mandò lì. Ebbene, a un certo punto durante la cena arrivò questo ragazzo bellissimo. Sì. Un ragazzo bellissimo. Io oserei, noi lo chiamiamo il Luigi Tenco, perché combinazione, sì, lui bravo. Quando era giovane somigliava, ti ricordi, cioè, tu sai che Luigi Tenco aveva il viso scavato, sì, scavato, con gli occhioni grandi, e Gino aveva questo viso e scavato. Gino quando capelli era lunghi, diciottenne, diciamo. Aveva capelli lunghi come Luigi Tenco, il viso scavato, e guarda, tutti innamori subito. Quella sera stessa. Cosa hai pensato quando hai visto Gino? No, lui mi accompagna a casa in mezzo a una cosa gravissima. Mi accompagna fino al portone. Una cosa gravissima, perché tuo padre. Una cosa gravissima. Però mio padre. Parliamo dell'epoca. Non viene subito a sapere che Gino aveva questa frequentazione, cioè che ti accompagniamo a casa. E intanto noi continuiamo questa storia. Che viene interrotta per sei anni perché lui per motivi di lavoro se ne va a Torino da un altro fratello per 6 anni. Si perdono i contatti, no? No, non si perdono i contatti telefonici. E quando veniva qui per ferie, a Natale, a Pasqua, comunque ci incontravamo. Certo. Poi il 72 lui se ne viene definitivamente alla Lamezia con la mamma.
il nostro rapporto rinizia, diciamo. All'epoca si parlava di rapporti, insomma, a parole, non c'erano i rapporti che si possono immaginare adesso. La passeggiatina che io non potevo nemmeno fare. Esatto, che eri seguita dalle sorelle. No, mio padre era vigile. Sì, ma era seguito dalle sorelle, dai fratelli più grandi. Sì. Funzionava così una volta. Sì. Beh, una storia molto travagliata, perché mio padre, mia madre, ma soprattutto mia madre, mal vedeva il fatto che la propria figlia liceale doveva sposare un ragazzo che aveva interrotto gli studi. Perché era rimasto orfano. Certo. Per il genitore non c'era un futuro, perché oltre c'era, deve essere diplomato, non c'era una prospettiva di futuro. Sì. Parliamoci così. Sì. Per questo era contrastato questo amore. Sì. E ci sono state battaglie. Sono state battaglie terribili, anche perché, a parte gli amici, io ero, come dire, avversata da tutti i parenti. Perché era una guerra più all'interno familiare. So. Sì, e stavano tutte dalla parte di tuo padre. Di mio padre, di mia sì, madre. Sì. E molti mi avevano addirittura tolto il saluto. Ti avevano additato. Sì, una storia veramente triste. E io ne risento anche fisicamente. No, vabbè, ma non esageriamo. Sì. Adesso ancora, tutt'ora. No. All'epoca, allora, se mi fai paura. Allora, ne risento anche fisicamente. Esatto. Comunque devo continuare gli studi, esatto. Intanto mi sono iscritta all'università, sono iscritta già. Però poi ascoltiamo i tempi, anno. Poi com'è finita la storia? Poi è finita che prima che io mi laureasse, abbiamo deciso con Gino di metterci insieme, comunque con l'idea di sposarci. Certo. Noi ce ne siamo andati a vivere insieme ad agosto. Avete fatto la fuitina pure? Sì. La fuitina l'hai fatta? La fuitina, sì. Una domenica sera uscii sul corso, complice molte mie amiche. C'era la complicità all'epoca, sì, degli amici. C'era la complicità degli amici essere, e degli amici, esatto, di Gino. Esatto. Ti ricordo la fuitina? Sì, è come se... Come l'hai vissuta la fuitina? Male perché ero consapevole che... non c'è il consenso di papà. Io dovevo staccarmi dalla persona che al mondo veramente ho amato tanto. Tutti lo sanno quanto sia stato bello il rapporto tra me e mio padre. Dovevo abbandonare la persona in quel momento... Che amavi in assoluto. A cui mai avrei voluto fare un torto, no? Mio padre. E ero la sua preferita, diciamo, e c'erano molte cose che ci accumulavano, e tant'è vero che lui mi ha trattato quasi come il maschietto della famiglia. Dovunque lui andasse portava me, no? Sia mia madre che mio padre, devo dire la verità, perché Rosetta stava dentro a guardare Ferrucci, che era piccolino. Ferrucci era quella di mezzo, il noto primario del pronto soccorso della Mezza Terra. Ferrucci Occhino, che carissimo parente e amico. Sì, e quindi io vado, esco sul corso, e quello che mi ha rattristato di più è dover lasciare i nipotini, Linda e Lucio, che avevo, come dire, erano per me come figli, no? Me ne vado per non rientrare quella sera, quindi te lascio immaginare che cosa non è scoppiato quando hanno capito che io non sarei arrivata a casa, la fine del mondo. Io resto fuori un po' di tempo per fare calmare le acque, dopodiché ad ottobre, insomma, avviene un matrimonio normale, i miei genitori sono stati presenti, i miei fratelli pure, tanti miei amici che mi hanno sempre sostenuto, sia da parte di Gino che da parte mia. E poi la storia è stata bellissima. Insomma, è stata bellissima perché poi nella vita siete stati sempre tu e tuo marito, Gino, che io ricordo con grande piacere di poterne parlo. Insomma, ha creato questa azienda che è, diciamo, sempre un grande lavoratore. Siete stati ormai, grazie anche ai tuoi figli, ricordiamo, Vivienne, Emanuele. Emanuele,
hanno saputo continuare, insomma, il lavoro che il padre ha seminato, e questo ci vuole grande, grande capacità, vuol dire che il padre e la mamma sono stati esemplari. Poi che succede? Che Gino purtroppo viene colpito da una triste, dura malattia, dove c'è stato un calvario che si segue, però Marisa, poi è arrivato che è venuto meno Gino, ha lasciato, diciamo, un vuoto imprenditoriale anche come uomo nella città della Mesa Terme, e questo bisogna dirlo. Sì. Però, diciamo, da quel momento o anche prima, Marisa si mette nel sociale. Si mette nel sociale, io la storia la so perché già me l'ha raccontata, in un momento che Gino non stava bene. Guarda, non è propriamente così. Lui, qualche mese dopo il trapianto, quando riprende un po' le forze, esprime questo desiderio a me. Intendevo questo, io scusa, me l'avevi già. Sì, a me, agli amici, a lui più vicini. Di voler fondare una associazione Onlus che si interessasse proprio del fegato, no? L'organo che a un certo punto lo aveva, esatto, lo aveva abbandonato e lo aveva costretto al trapianto, eccetera, eccetera. E quando lui muore, secondo la prassi, insieme a lui sarebbe dovuto morire anche la sua associazione. Certo. Perché un'associazione Onlus, soprattutto questa a cui noi apparteniamo, perché no, tu devi sapere, Giovanni, che noi abbiamo un'associazione madre che si chiama Liverpool, sì, che riunisce le associazioni che si interessano di problemi epatici di tutta Italia, cominciando da Friuli, Venezia Giulia fino a Palermo, Catania. Cioè, avete fatto l'associazione che è diventata la base. La nostra è una cosa bellissima, tu consideri che sono tutti i capoluoghi, le città più importanti che fanno parte del Liverpool. L'unico comune è Lamezia, questo comune piccolino che comunque Gino lo fa entrare in questa associazione madre, in questo circuito. Ebbene, secondo lo statuto della Liverpool, può diventare presidente di un'associazione che si interessa di problemi epatici o un trapiantato o un medico specializzato nelle malattie epatiche. Io non ero né un medico e né trapiantata, di conseguenza l'associazione finiva. Io ne parlo con il presidente di allora, il grande professore Salvatore Ricca Rossellino, primario di epatologia dell'ospedale di Forlì, che dedica una giornata a Gino, una giornata commovente. Andiamo io, Vivienne e Lorenzo a questa giornata. Come entriamo, Lorenzo, parliamo di Lorenzo Suraci, il dottor Suraci, che è il nostro referente scientifico da sempre, certo, fin dalla nascita della Liverpool, certo, che non mi ha mai abbandonato. Mi avrò ospite probabilmente anche lui in un on the road, perché benissimo, noi abbiamo tanti personaggi, Marisa, sì, che bisogna scoprire e conoscere dalle origini. Sì. Perché quello che manca a noi, noi abbiamo tante persone valide, veramente la gente deve scoprire, non per il sentito dire, ma per quello che effettivamente hanno fatto. Sì, sì. Come sì, lo sì, sei tu e come sono altri. Tanti. Sì, 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 sì. Al che, ripeto, io ne parlo e lui mi dice, mi concede di diventare presidente come coniuge di Luigi Ionà, e l'associazione però viene a lui dedicata, no? Prima era Onlus la Mezza Terme, adesso è Onlus Luigi Ionà in sua memoria. I soci di allora sono rimasti, e qualcuno per esigenze familiari è uscito, ma due o tre, e io li ho sostituiti con altri amici. Continuiamo la nostra attività anche da casa. E se tu mi permetti, Giovanni, questo, beh, tu mi stai dicendo adesso che prossimamente ci sarà anche il dottor Suraci. Una delle prossime puntate. Ne parlerà anche Lorenzo quando verrà qui. Stiamo organizzando proprio in questi giorni. Sì, ne parlavo dopo. Ah, dell'evento, perfetto, del 18 aprile.
No, il 18 aprile è Alzheimer. È Alzheimer. Quello è il 19. Il giorno. E ne volevo parlare dell'iniziativa. Perfetto, avevo un capitolo a parte. A parte, ok. Perciò. Sei tu il regista? No, non sono il regista. Io sono una grande chiacchierona. Stiamo facendo una chiacchierata, non è un'intervista, non sono regista. Sì. Siamo due amici. Due che si conoscono dalla vita e stanno facendo una chiacchierata come possono fare chiunque. Sì. Qua diventa tutto in confidenza, diciamo. No, sembra che poi rimane qui dentro. Tu hai provato qualche volta a parlare in macchina con un amico, con le tue figlie. Sì, e rimane chiuso in quel. Invece qua, quello che noi raccontiamo in questo piccolo metro quadro, poi, che sono le verità poi. Sì. Sono le verità, perché uno non dice magari delle cose che non vere quando sei veramente con una persona che stimi, no? Non ti viene dire la bugia, perché poi la bugia ti rimane a te. No. Ma ho avuto modo di raccontare le mie cose in altre interviste. No, lo so, anche con me, insomma. Con te, però questa è una diciamo, perché questa, ho deciso questa nuova intervista? Perché siete, innanzitutto spiegare ancora una volta l'associazione di che si occupa. Ecco, adesso ti faccio la domanda, poi effettivamente l'associazione di che si occupa? Domanda. L'associazione naturalmente si occupa di problemi epatici, no? Il presidente dell'associazione, il presidente onorario Gino, come tu hai ricordato prima, viene colpito da questo grave virus dell'epatite B che lo porta all'epatocarcinoma, poi al trapianto, sì. Poi alla rinascita lui si riprende benissimo dopo il trapianto, lui ottiene in 5-6 anni di buona salute tante di quelle cose, Giovanni, che un'altra persona magari li avrebbe fatte in 20 anni. Riesce intanto a fare una cosa bellissima, a sposare i due figli in quei 6 anni, sì, in cui lui sta bene, no? Sposare i due figli, a diventare nonno, a godersi in un certo punto anche i nipoti, diciamo. Sì. Luigi, che è figlio di Emanuele, che diventa papà prima di Vivienne, esatto. E poi nascono i due gemelli di Vivienne, che lui lascia meno di un anno, i gemelli, va bene, riesce però a partecipare al primo compleanno di Luigi. Naturalmente ci occupiamo con Lorenzo Surace, perché tu lo sai che Lorenzo Surace, anche lì nel nostro ospedale, è il direttore di un reparto che si interessa di malattie epatiche, eccetera, eccetera. E noi li seguiamo le persone che a noi si rivolgono, e a noi si rivolgono naturalmente quelle persone che non appena scoprono di avere la cirrosi, di avere l'epatite C, sì, vengono prese dal parroco, come del resto era acquittato per Gino. Cioè. La mia fortuna nel caso di Gino qual è stata? Di avere un fratello medico, Che ci ha subito calmati nelle agitazioni iniziali, tu lo sai, e ci ha indirizzato. Cioè non vi ha portato nel panico. Non ci ha portato quello nel che panico. Poi fare un medico. Ci ha dato una mano, ci ha subito indirizzati nello studio di quello che allora veniva considerato uno dei più grandi patologi d'Italia, il professore Verre, dell'ospedale Molinetti di Torino. E lì lo hanno preso per mano, va bene? Ecco, Torino, questa è la vostra missione, accompagnare per mano chi affronta questa brutta... E noi facciamo la stessa cosa con gli altri. Quello che mio fratello ha fatto con Gino, che ci ha fatto conoscere Verre e poi ci ha portato... Voi lo fate con chi si rivolge a voi, chi si rivolge a questo... noi. E Lorenzo subito li porta lì nell'ambulatorio, le fa i primi controlli, e lì poi dopo il trapianto continua a seguirli, quelli che e sono. E tutto questo non a scopo di lucro. Assolutamente. No, è meglio chiarire tutto quanto, perché tutto si fa gratuitamente, non a scopo di lucro. La missione. Mi permetti di raccontarti un episodio bellissimo che riguarda Gino, per quanto riguarda questa frase che tu hai detto, il lucro, per farti capire come la famiglia Lionà sostiene l'associazione e non ne ricava niente. E era andata per questa, sempre per l'associazione, eravamo andati io e Lorenzo Surace a Filadelfia. Premetto che a Filadelfia qualche mese prima, durante una partita di calcio, era morto un bambino con un aneurisma mentre giocava a calcio, e di questo bambino dopo la morte ne vengono donati gli organi, i genitori fanno questo atto bellissimo, no?
Eravamo lì con Lorenzo a fare una manifestazione di corte di questo bambino. Io sono sul palco come presidente dell'associazione per parlare della nostra associazione e delle esperienze che aveva avuto mio marito. Finita questa manifestazione, io esco da questo comunale, un cinema lì che si trova a Filadelfia, e mi ferma un signore che io non conoscevo. Ma lei, oltre ad essere Maria Salucchina, è la signora Ionà, vero? Dico sì, ma è moglie del signor Ionà. Sì. Dice: signore, io la devo ringraziare e le devo ricordare un episodio. Io sono un paziente in lista d'attesa per un trapianto di rene, però, vedi? Ma comunque lui, avendo saputo che alla Mezzia c'era il signor Ionà, famoso, conosciuto, no? Come proprietario di un'azienda abbastanza rinomata di Lamezia, lui va da Gino per chiedergli informazione di una guida di una città dove avrebbero potuto trapiantarlo per il rene. Gino capisce subito le sue difficoltà economiche, stando con lui. Quando si salutano davanti alla porta, gli mette qualcosa in mano. Lui, quando è in macchina, vede e Gino gli aveva regalato una cifra abbastanza importante per dargli la possibilità di affrontare il viaggio, non solo lui, ma anche i suoi familiari. Dice: io questa sera, quando ho capito che sul palco c'era la moglie di Luigi, diciamo, si è voluto disobbligare, sì. È una cosa che aveva tenuto dentro, dice, però si è disobbligato. Io non conoscevo questa persona, mi ha detto. Lui non conosceva me, evidentemente si è accorto che io non ero economicamente nelle possibilità di affrontare un viaggio a Pisa. E lui l'ha aiutato. Lui l'ha aiutato con una cosa bellissima. E quindi noi questo, la mia associazione questo vuole fare. Aiutare chi non ha le possibilità. Ecco. Chi non ha le possibilità. E questo mi fa onore. Però adesso, siccome siamo quasi alla fine, perché la Zoetta vola, tu poi sì. Avremo ore per parlare con te, però questo format dura per mezz'oretta, sì. Perché sennò poi a casa, insomma. Voglio sapere le iniziative che intraprendete da qua a poco con la vostra associazione, perché sono importanti e io invito chiunque può partecipare alle vostre iniziative. Sì. Allora, intanto l'associazione Onlus Atec Luigi Ionà ogni anno è invitata a partecipare al convegno nazionale della Liverpool, che si svolge in città diverse ogni anno. Il 2015 abbiamo avuto il piacere di ospitarle noi qui, e lì si discute ogni anno dei nuovi farmaci, come la crescita, come diciamo, della ricerca. Esatto. E lì andrò io, ogni anno viene il vicepresidente che ha assunto Ionà, la nipote di Gino, oppure la psicologa, la dottoressa Cimino, o se può Lorenzo Suraggia, se è libero dai suoi impegni, perché in contemporanea Lorenzo Suraggia ogni anno in contemporanea fa un altro convegno alla Mezzia, perché è un convegno che si interessa sempre di malattie epatiche. Poi giorno 19, il 19 di aprile, domenica, la mia associazione, con la collaborazione di tutti i soci, in primis oserei dire il referente scientifico Lorenzo Surace, abbiamo deciso quest'anno di rifare un'iniziativa che abbiamo noi fatto già il 2015, quando era sindaco nel primo mandato l'avvocato Paolo Mascaro. E che cosa abbiamo fatto allora? Noi davanti all'edificio scolastico Maggiore Perri, in dei gazebi, grazie all'ASPE di Catanzaro che ci ha dato la possibilità di portare gli strumenti, abbiamo fatto le ecografie, i fibroscan, sì, a tutto me lo ricordo. Una manifestazione. Io ho ripreso pure. Sì. Una manifestazione bellissima. Abbiamo fatto in una giornata 90
90 ecografie, 30 feboscan, grazie al dottore Sorace, grazie a un infermiere che gratuitamente ha offerto la sua domenica a noi, ai malati, all'associazione. Quest'anno lo vogliamo ripetere. Bella, bella cosa questa. Lo vogliamo ripetere con una differenza. Con una differenza, per evitare pericolo piogge, per evitare di farci concedere dal comune lo spazio, la corrente. Sappiamo anche in questo momento particolare. Al dottore Sorace è venuto in mente di farlo proprio in ospedale. Esatto, ancora un ambiente più, diciamo, idoneo. Proprio ieri, Giovanni, guarda, ho inoltrato una richiesta alla terna commissariale dell'ASP, tu lo sai che è commissariata l'ASP. Ieri abbiamo avuto l'ingresso di la dottoressa prefetto Latella, che ha sostituito un'altra, e ieri ho inoltrato, come presidente dell'associazione, ho inoltrato la domanda di richiesta, perché naturalmente noi dobbiamo avere l'autorizzazione della terna commissariale per disporre non solo della sala ferrante ma anche degli strumenti tecnici. Come è stata la risposta? Ieri l'ho inoltrata. Però vabbè, diciamo. Ora io aspetto qualche giorno una loro risposta. Però il 19 ci dovrebbe essere questo. Il 19 domenica. Poi noi che siamo delle persone che non è che viviamo soltanto dell'APEC, vogliamo aiutare anche le altre associazioni. Noi siamo per il sociale, per aiutare gli altri, sì che si tratta di fegato, sì che si tratta di reni, noi vogliamo aiutare. Da sempre c'è stata una solidarietà tra l'ARN, l'associazione di cui il presidente Totò Laganà si interessa, dell'Alzheimer, della dottoressa Maria Bruno. Da sempre è nato questo amore, questo rapporto di solidarietà tra le due associazioni. Quest'anno la famiglia Ionà organizzerà in una delle sue aziende il 18 che è sabato, il giorno prima della nostra iniziativa, organizzerà un grande evento in una delle nostre aziende, dove spero ci sarà tanta gente. Il ricavato sarà naturalmente devoluto per l'associazione. Perciò Marisa Lucchino, l'abbiamo incontrata, ci ha spiegato qual è la funzione poi basata dell'associazione, come è nata, abbiamo raccontato un po' la storia di Marisa Lucchino, che donne energiche che ha, volenterose, vicine ai più bisognosi, e questo è importante specificarlo. Tutto nasce purtroppo da una disavventura avuta in famiglia, che poi magari sta diventando una cosa importantissima. Perciò era giusto conoscere ancora di più, anche se la conoscete, Marisa Lucchino. Giovanni, se tu permetti, noi siamo alla fine della nostra passeggiata. Vorrei dedicare questi ultimi attimi alla funzione più bella, quella che mi gratifica di più, no? Che io ho in questo momento, oltre a quella dell'associazione, anche l'essere nonna. Esatto, ricordiamo i tuoi nipotini. Allora, io sono nonna di 4 maschietti. È un invito alla femminuccia. È un invito alla femminuccia. Io lo ricordiamo sia di Emanuele che di i 4 nipotini, 2 di Emanuele, Luigi e Francesco, e i 2 gemellini, Emanuele e Antonio, che io seguo quotidianamente. Certo. Come nonna. Cerco di inculcare i sani principi e di farle diventare soprattutto forti, e di avere quella forza che la loro nonna ha avuto grazie al nonno Giovanni. Esatto, che è sempre tuo padre. E sempre a nonno Gino, e di essere sempre sicuri di non avere paura e di fare una vita sana.
Bene, noi ringraziamo Marisa Lucchino per questa bella chiacchierata. Grazie. Mi auguro che sia stata piacevole. Per quanto ti riguarda è stata una chiacchierata, un'intervista. Avremo modo ancora di parlare di Marisa Lucchino, dell'associazione, perché fa, diciamo, ha degli obiettivi ben precisi e sani. Ed è bello scoprire sempre Marisa Lucchino, perché è una donna che stimo. Grazie, che diciamo, c'è una certa ammirazione su Marisa. Sì, poi ci lega una bella parentela, non dimentichiamo che tua suocera e mia madre erano figli di fratelli e sorelle. Esatto, perciò. E la grande Caterina, la mia maestra di quando però, si andava alla maestra. Però delle parentele, io delle volte parentele dentro, poi c'è una vera amicizia. Ma Caterina va ricordata. Certo, è stata la mia maestra. Certo. Allora non si andava all'asilo pomeriggio, si andava dove maestra. E Caterina è stata la mia maestra. Grazie Marisa, un bacio ai tuoi figli e ai tuoi nipoti e in bocca al lupo per tutto quello che fai. Ciao, ciao. Buona giornata. Prossimo On The Road.